Buonasera, ben ritrovati da Ronald E Giammò. da Riccardo Boggio. Nuovo appuntamento con Sporting Club, nuova tappa di questa ricognizione, Riccardo, che ormai da diversi mesi stiamo effettuando sul territorio e attraverso le federazioni sportive italiane per cercare di capire come abbiano trascorso questi mesi inerenti al lockdown e come adesso si stiano approntando per una ripartenza che abbiamo visto dal punto di vista dei dispositivi di sicurezza si differenzia molto da federazione a Esatto. federazione. Abbiamo passato in rassegna sport totalmente incompatibili con il distanziamento sociale e sport che pur sulla carta presentandosi idonei, no, dal punto di vista del distanziamento sociale, si trovano anch'essi alle prese con delle difficoltà Esatto, con non logistiche poche difficoltà alle logistiche. quali non avevamo pensato. Oggi continueremo questa ricognizione proiettandoci su due sport, Riccardo, erroneamente definiti minori, due sport di cui ci si ricorda in coincidenza dell'appuntamento olimpico perché da sempre forieri di medaglie e di soddisfazioni per l'orgoglio italiano olimpico, per così dire. Italiani, popolo di navigatori, di santi poeti e di tiratori. Oggi parleremo di tiro con l'arco e di tiro a volo, ma iniziamo parlando di tiro con l'arco con il presidente della FIT Arco, Mario Scarzella. Salve presidente. Buonasera. Buonasera Buonasera a lei e buonasera a tutti i vostri telespettatori. Dicevamo, ci si ricorda di voi in coincidenza dell'appuntamento olimpico dove puntualmente arrivano le medaglie, a conferma che il popolo italiano, no, oltre ad essere un popolo di santi, poeti, navigatori, è anche un popolo di tiratori, eh? Assolutamente vero questo. Infatti in tutte le Olimpiadi siamo riusciti, nelle ultime 6 Olimpiadi siamo riusciti ad arrivare a podio, a parte Rio de Janeiro con quella maledetta freccia finale, siamo andati sul gradino più basso del podio, quindi al quarto posto. Ma arrivavamo da Londra da una medaglia d'oro, arrivavamo da Pechino con una medaglia d'argento, arrivavamo da Atene con una medaglia d'oro, da Sydney con una medaglia d'argento e così via. Quindi è sempre più difficile, è sempre più difficile ed è sempre più sia qualificarsi e sia andare alle Olimpiadi e cercare di vincere una medaglia. Poi giustamente, come avete detto voi, i media, grazie a voi per questa trasmissione, ma i media si ricordano di noi esclusivamente quando riusciamo a vincere questa medaglia. Non è una colpa assolutamente ai media, forse un po' colpa nostra anche la visibilità che non riusciamo a dare in modo completo ai nostri ragazzi, anche dobbiamo fare dei mea culpa e dare un po' di colpa anche agli altri. Comunque, tutti assieme stiamo cercando di uscire da questo tunnel di questo periodo. Ecco, torniamo all'inizio del tunnel, presidente Scarzella. In che momento della vostra attività è arrivato il Covid e qual è stato, insomma, l'impatto che ha avuto sulla vostra attività? Beh, l'impatto del Covid per noi è stato un po' traumatico perché stavamo facendo il campionato italiano indoor di Rimini con circa 1200 atleti sulla linea di tiro su 2 giorni, quindi alla Fiera di Rimini avevamo la massima esposizione dei nostri campioni e di un numero di partecipanti realmente alto. Alla sera è arrivata la notizia della chiusura e quindi partendo già da Rimini, ritornando tutti a casa, avevamo già la sensazione di essere capitati in un periodo piuttosto traumatico. No, è stato un periodo molto difficile, è stato un periodo di 3 mesi trascorso non tra l'indifferenza e nemmeno cercando proprio noi di stare vicino alle nostre società, ai nostri tesserati. Ci siamo inventati un po' di tutto e un po' di tutti. Devo ringraziare i presidenti regionali che si sono attivati con la federazione proprio per cercare di star vicino con dei webinar, con dei corsi particolari, con dei docenti, parlando di preparazione, con degli psicologi, parlando di preparazione, parlando di tiro con l'arco a 360 gradi. Infatti, proprio in quei giorni lì che eravamo quasi tutti chiusi in casa, i nostri comitati, diciamo il 50% dei nostri comitati a turno si alternavano sui vari siti proprio per parlare di tiro con l'arco, per cercare di coinvolgere tutte le persone. Ci siamo riusciti e siamo riusciti ad arrivare al termine,
diciamo, forse senza perdere tesserati, ma magari incentivando qualcun altro a fare questa attività. Certo, quindi Presidente, diciamo, è stata un po' una comunicazione diversa, non tanto sul campo, ma quanto appunto nel seguire i vari ragazzi, i vari atleti online, per fargli anche scoprire, a chi non lo conoscesse appieno, questo sport. E per quanto riguarda il prossimo futuro, quindi la ripartenza, che piani avete per come federazione? Allora, noi abbiamo lavorato in questo periodo proprio per vedere le difficoltà, perché come avete detto giustamente voi, ci sono delle federazioni che sembrano che non siano coinvolte da questa pandemia, nel senso che non vengono a contatto. Però noi, anche noi abbiamo avuto le nostre difficoltà, eravamo abituati a fare gare in 4 per pattuglia, avere dei contatti meno di un metro sulla linea di tiro, avere tantissime esigenze che siamo riusciti comunque a rimediare, a mettere in piedi con un regolamento particolare, aprendo un primo tempo agli atleti di alto livello, dopo la disposizione del DPCM. In un secondo tempo aprendo gli allenamenti a tutti quanti, e dall'inizio del mese di luglio abbiamo aperto alle gare per tutti. I 3 tipi di gara nostri particolari, che sono l'outdoor, l'hunter field e il 3D, con delle regole particolari, prima di tutto prendendo un'autocertificazione per entrare sui campi di gara, prendendo la temperatura a ogni atleta che entra sul campo di gara, predisponendo i campi proprio in modo che non venissero a contatto questi ragazzi, predisponendoli l'interasse dei bersagli ogni 2 metri, così tirando in 2 per bersaglio, così sempre si ha la distanza dei 2 metri tra uno e l'altro, tenendo ben presente la mascherina, che quando non si tira devono indossare assolutamente tutti la mascherina. Invece quando si tira invece viene tolta la mascherina, perché potrebbe essere di intralcio proprio al tiro stesso. E poi la sanificazione delle frecce, la sanificazione dei bersagli, andare a raccogliere i bersagli a distanziati, fare tutte le iscrizioni online, quindi trovando tutti i sistemi immaginabili per poter supplire a tutte le esigenze del DPCM, a tutte le disposizioni. Ecco, mi sembrano degli accorgimenti che comunque di fatto non stravolgono, no, l'identità del vostro sport, Presidente Scarsella. Assolutamente, noi abbiamo voluto fare proprio questo esperimento, chiamandole gare sperimentali, nel mese di luglio, per poter successivamente aprire, già forse spero nel mese di agosto, di nuovo a gare normali, valide come ranking list e tutto. Purtroppo dipende tutto dall'andamento di questa pandemia. Speriamo che sia almeno costante o vada a diminuire, che non vada a aumentare, perché se colpisce determinate zone non possiamo fare gare valide per la ranking quando non sono valide in ogni parte d'Italia, quindi dobbiamo essere uniformare anche questo. Non stravolge assolutamente il tiro, perché quando si va sulla linea di tiro si è con se stessi, con l'arco e con la freccia, e il bersaglio rimane sempre alla solita distanza, quindi non stravolge assolutamente il tipo di gara, come non lo stravolge né nel 3D né nell'hunter field. Diciamo che iniziare dopo 3 mesi di inattività, anche se diciamo i ragazzi di alto livello magari ne hanno sofferto di meno, mentre tutti gli altri dopo 3 mesi di attività tirare con l'arco è realmente difficile e impegnativo, quindi i numeri che hanno iniziato non sono eccessivi, però facendo partire di nuovo il movimento, speriamo di nuovo di coinvolgere tutti quanti gli atleti che vengono a gareggiare nel prossimo mese. Certo, anche perché è importante poi far ripartire anche tutte quelle associazioni sul territorio che si sono trovate comunque in seria difficoltà in questi mesi, e soprattutto in difficoltà economica per tutte quelle disposizioni, come diceva lei prima, la sanificazione, tutti quegli accorgimenti che comunque hanno un costo per le piccole associazioni di territorio. Questo sono perfettamente d'accordo con lei, infatti venendo proprio per venire incontro alle nostre società, a tutte le ASD che sono sul territorio, la FITARCO ha fatto uno sforzo, dato il suo budget, uno sforzo immane.
grazie anche al CIP che ha dato alle nostre società paralimpiche un contributo finanziario proprio per le sanificazioni. Noi comunque abbiamo messo a disposizione delle nostre società il tesseramento gratuito per il 2021, sia il tesseramento gratuito individuale e sia l'affiliazione delle società, per un importo di circa 600-650 mila euro. Successivamente siamo venuti incontro anche alle nostre società, dando un ulteriore contributo di circa pare 800 e rotti mila euro, indipendentemente dalle gare che loro avevano calendario, che non hanno potuto svolgere, dal numero di tesserati che aveva ogni singola società, dall'impiantistica per la sanificazione sugli impianti, sulle palestre di proprietà e sugli impianti stessi e per l'apertura stessa degli impianti. Quindi da parte nostra abbiamo fatto uno sforzo realmente finanziario, realmente grande per poter stare vicino alla società e per fare in modo che le nostre società ripartissero nel migliore dei modi. Bene, senta, Presidente Scarsella, noi nelle settimane scorse abbiamo intervistato anche il Presidente del CIP, Luca Pancalli, no? E abbiamo lui manifestato la preoccupazione che in virtù dell'impatto economico, in virtù ovviamente come dire, delle difficoltà economiche che molte federazioni stanno vivendo in questo momento post-pandemico, le stesse federazioni possano in qualche modo sacrificare il loro comparto paralimpico, no? In virtù di altri comparti che dal punto di vista numerico garantiscono loro maggiori introiti e maggiori numeri. So che la FITARCO da questo punto di vista, dal punto di vista dello sport paralimpico, è all'avanguardia, no? Per numero di atleti, numero di eventi e numero di manifestazioni le è dedicata. Ci racconta qualcosa circa le misure che avete adottato per il vostro comparto paralimpico e se questo comparto è uscito danneggiato, insomma, colpito dalla pandemia. Allora, prima cosa, se non fossimo stati vicini alle nostre società paralimpiche, come siamo stati vicini alle società olimpiche, Luca non me l'avrebbe mai perdonato essendo suo membro di giunta. Quindi realmente grazie a lui, grazie al CIP, grazie alla disponibilità del CIP che ha messo a disposizione per tutte le società italiane circa 4 milioni e 9, circa 5 milioni, noi abbiamo voluto stare o altrettanto vicino a queste società. È vero, siamo, credo, col ciclismo la prima federazione che è entrata a far parte come federazione all'interno del sistema del Comitato Italiano Paralimpico. I ragazzi sono dei ragazzi stupendi, sono dei ragazzi meravigliosi. All'ultimo campionato, e qui stiamo proprio vedendo Simonelli col compagno, che è un atleta che fa parte del Paralimpico, però partecipa anche a dei raduni e partecipa a delle gare con i normodotati. Quindi il Però nostro è uno sport. Permette questo, è arrivato al penultimo campionato del mondo, è arrivato di bronzo con la squadra e aveva vinto l'argento ai campionati del mondo indoor, con i normodotati, è vice campione paralimpico, quindi questa è Elisabetta Miino, che anche lei medaglia di bronzo alle Paralimpiadi. Segnalavo il fatto che dei ragazzi meravigliosi, dei ragazzi stupendi che proprio agli ultimi campionati del mondo hanno conquistato già 7 carte su 10 però. per andare alle prossime Paralimpiadi e abbiamo ancora altre 2 possibilità per fare l'unplay. Non è mai successo nelle altre precedenti edizioni dei Giochi Paralimpici, quindi complimenti vivissimi ai nostri tecnici, ai nostri allenatori. Continuano anche loro ad allenarsi, continuano a fare i raduni, continuano in questo momento non fanno anche se erano gli unici quest'anno a essere andati a fare una gara internazionale a Dubai con la squadra paralimpica proprio nel mese di febbraio. Ecco, Presidente, io mi soffermerei proprio sulla questione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Sono state spostate, di un anno, avete comunque calendarizzato degli impegni per arrivare al meglio appunto a questi appuntamenti e se lo spostamento, di un anno ha creato comunque qualche problematica? Beh, lo spostamento di un anno ha creato non poche problematiche. Prima di tutto perché era già stato fatto un programma per preparare tutti i nostri ragazzi, sia olimpici che paralimpici. Prima di tutto per cercare ancora qualche qualificazione. Come nel mondo olimpico noi abbiamo qualificato l'individuale maschile, l'individuale femminile, il mixed team, ma mancano ancora le 2 squadre.
Quindi diciamo che tutto l'inizio dell'anno aveva un obiettivo, la qualificazione attraverso la Coppa del Mondo di Berlino nel mese di maggio. Adesso è saltato tutto, ci stiamo già preparando per il prossimo anno, per lo stesso periodo, fine maggio, inizio giugno, a Parigi ci sarà l'ultima prova valida come qualificazione olimpica per le squadre. Quindi il primo obiettivo è centrare la qualificazione olimpica e poi cercare di essere pronti e preparati un mese e mezzo dopo per andare alle Olimpiadi. Nel mondo paralimpico avevamo lo stesso problema, ossia eravamo sì 7 qualificati, ma ci mancavano ancora 3 carte paralimpiche. Proprio questo ragazzo che vedete tirare adesso è un ragazzo che fino all'ultimo ci ha creduto, poi per una freccia in meno, diciamo un punto in meno, non sono riusciti a qualificarsi. Però avevamo l'obiettivo di un campionato europeo di Olbia, in cui c'erano qualificazioni ancora da poter riuscire a giudicarsi, e poi c'era la gara di Nova Mesto che l'abbiamo riportata, e tout court l'abbiamo riportato il calendario del 2020, l'abbiamo riportato nel 2021 proprio per cercare queste qualificazioni. Perfetto. Ecco, in ultimo, prima di chiudere, Presidente, le chiedo, staccandoci un po' dal professionismo, sia alle sue spalle, leggo la parola ragazzi, questo sport è comunque stato negli anni, vanto di aggregazione, tra i più giovani e soprattutto tra i più giovani un avvicinamento allo sport. Quanto è importante, diciamo, l'aggregazione, soprattutto in questo momento dove si riparte? Beh, sono due le cose importanti in questo momento. Cioè, la cosa importante, come dice giustamente lei, è l'aggregazione. Il fatto di poter fare squadra, di poter andare su un campo con dei ragazzi, farli tirare assieme, farli sentire partecipi di una squadra e quindi invogliarli a tirare ancora in quel senso lì, oltre che dal punto di vista individuale. Seconda cosa, la peculiarità di questo sport è che sì, permette ai ragazzi normodotati e ai ragazzi disabili di essere sulla stessa linea di tiro, quindi di competere l'uno contro gli altri. Però è anche uno sport che noi iniziamo, questo vediamo la Scuola Federale di Cantalupo, dove abbiamo il centro tecnico, li stanno facendo tirare col vento al massimo livello proprio per abituarli in queste condizioni. Dicevo, l'altra tipicità di questo sport è il fatto di poter iniziare a 9 anni a fare competizioni e terminare a 80 anni. Quindi diciamo tutta la vita arcieristica si sente poi a un certo punto si sente coinvolta benissimo in questo mondo. Certo, è difficile, vediamo questa ragazzina qua che ha 17 anni, mi pare, la Aiko, che vivere in un centro federale e una scuola federale non è difficile. Al mattino questi ragazzi vanno a scuola lì vicino a Pinerolo, al pomeriggio fanno preparazione fisica e tiro tutti i santi giorni, alla sera studiano per il mattino dopo ripresentarsi a scuola. Quindi sono ragazzi favolosi, sono ragazzi fantastici, innamorati del loro sport. Comunque noi cerchiamo di metterli anche in condizione di fare sport. Questo per l'alto livello. Per lo sport di base abbiamo qualche piccola difficoltà inerente al fatto che i nostri impianti purtroppo non sono al centro città, sono in periferia e quindi portare i ragazzi in periferia diventa difficile. Quando andiamo a fare tirare con l'arco nelle scuole abbiamo la fila, nel senso che non vorrebbero mai che smettessero. Certo. Però poi vanno a casa, no, bisogna prendere 2 pullman per andare fin sul campo e questo diventa difficile. Non è la palestra dietro casa di pallavolo, pallacanestro Ma con o di altro. l'indoor, Presidente Scarsella, riuscite in qualche modo a ovviare a questa difficoltà? Ci sono palestre, strutture? Io vorrei capire cosa fa la ministra dell'istruzione ancora prima di parlare dell'indoor, perché fin quando non sapremo su come verranno usate le palestre, fin quando non sapremo la disponibilità di palestre nei nostri confronti, le sanificazioni, cosa dovremo fare, eccetera, eccetera, diventa realmente difficile. Palestre di proprietà, palestre in uso esclusivo al tiro con l'arco, noi ne abbiamo, diciamo, una cinquantina in Italia su 550 società. Tutte le altre società si appoggiano a palestre scolastiche e quindi appena avremo la possibilità di sapere
cosa succederà al mondo scolastico, possiamo prendere anche noi le nostre iniziative, come le abbiamo prese per l'outdoor, dovremmo prenderle anche per l'indoor, perché qui non si tratta solo più di distanza, ma si tratta di avere di disponibilità dei locali che vengono usati dai ragazzi per la scuola e dalle ASD per fare sport. Un problema comune a tante federazioni che in quelle palestre insistono, insomma, come luoghi di allenamento. Presidente Scarsella, lei ha citato il ministro dell'istruzione Azzolina, io le faccio il nome del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. Soddisfatto della gestione da lui adottata nel momento, insomma, in questo periodo scandito dal coronavirus, tante personalità inesistenti, tante professionalità statuariamente non riconosciute. Un suo giudizio sull'operato del ministro. Non voglio entrare in merito all'operato del ministro proprio perché non vedo ancora concluso la sua parte in questo. Proprio in questi giorni sta nascendo la nuova legge sullo sport, quindi non la voglio giudicare, non voglio commentarla fino a quando non l'avrò vista definitiva. In questo momento personalmente non la giudico assolutamente positiva, quindi non mi pronuncio in merito al suo lavoro. Diciamo che il mondo sportivo, come lo interpreto io, è un mondo di volontariato, è un mondo di gente che sia da dirigenti che dal punto di vista di SD, sia dal suo punto di vista periferico, se non c'è il volontariato diventa realmente difficile. E non invogliare il volontariato a farlo, questo è un altro peccato che credo che non debba esistere oppure non debba esserci assolutamente. E però, tornando per l'ultimo telegramma sul ministro dello sport Spadafora, dichiarazione recentissima, no? L'intenzione di voler rivedere la legge, no? Sui mandati alla presidenza delle federazioni, solo due. Glielo chiedo, presidente Scarsella, perché lei è uno dei più longevi e mi chiedo, la competenza è come uno yogurt a scadenza oppure veramente dobbiamo pensare che la competenza non abbia scadenza e che il valore venga riconosciuto? Beh, guardi, io ho fatto senza un centesimo di rimborso, ho fatto per 14 anni il presidente federale. Adesso danno, chiamiamolo una borsa di studio, se si può individuare come borsa di studio quello che viene percepito da un presidente federale. Io sono innamorato del mio sport più adesso di prima. E poi, tra l'altro, un'altra cosa, io credo che i due mandati siano un po', mo non un po' restrittivi, molto, molto restrittivi. Tra l'altro, cambiare una regola all'ultimo momento credo che non sia molto sportivo, però non voglio interferire in questo. L'unica cosa che posso assicurarle è che per raggiungere certe cariche a livello internazionale, due mandati non sono assolutamente sufficienti. Perché il primo mandato serve magari per introdursi, per farsi conoscere, per farsi vedere. Il secondo mandato per una presentazione ufficiale, dal terzo, quando uno poteva incominciare a raccogliere i frutti del suo lavoro anche a livello internazionale, non ci sei più, quindi puoi andare a Quanti anni casa. dura il suo mandato? Il mio mandato in questo momento sono all'ultimo, diciamo, sono all'ultimo 6 mesi, gli Ma di ultimi quanti anni constava? 4 anni. 4 anni, 4 anni. Tra l'altro, avendo avuto il 97% di votazione all'ultima Ah. votazione ufficiale, quindi Ampio consenso, direi. ampio consenso. E poi, obiettivamente, magari non mi potrò più candidare a fare il presidente federale, rimarrò solo più presidente europeo e vicario mondiale, continuerò la mia avventura a livello mondiale, dando la mia disponibilità a far crescere lo sport in altri ambienti. Presidente Scarsella, ci crede alle Olimpiadi nel 2021? Se non ci credessi, non ci sarei qui in questo momento. Un grosso in bocca al lupo a lei e a tutti i suoi tiratori, Presidente. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi e complimenti per la scelta di interpellare tutte le federazioni minori, come vengono dette. Grazie. Dovere. Buon Bene. proseguimento, a presto. Grazie a lei. Buona serata. Questo è lo stato dell'arte per quel che riguarda la Federazione Italiana con tiro con l'arco. Dopo la pubblicità, dove andiamo? Dopo la pubblicità andiamo sul tiro a volo Ah. con il presidente Luciano Rossi che appunto ci parlerà, insomma, dello stato di salute del Voglio tiro a chiedergli volo. proprio le discipline, no, che vanno a formare poi questa federazione, perché sono talmente tante che io ho cioè il piattello, lo skeet, la fossa. Esatto. Voglio chiedere a lui a tutto. A tra poco, restate con noi.
Bentornati ancora qui su Sporting Club Unicusano TV Italia. Dopo aver fatto il punto con il presidente Mario Scarsella della Federazione Italiana Tiro con l'Arco, tempo di voltare pagina, ma sempre di tiratori, restiamo Esatto. sempre sul contesto dei tiratori, Riccardo Borgia. Da chi andiamo? Allora, andiamo dal presidente della Federazione Tiro a Volo, Luciano Rossi, che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera, presidente. Buonasera a voi e a noi tutti. Buonasera Presidente, grazie. Prima di iniziare, Presidente, mi aiuta a mettere un po' d'ordine nelle discipline che connaturano poi la vostra federazione, lo skeet, la fossa, mi aiuta? Sì, noi abbiamo discipline olimpiche e non olimpiche. Le discipline olimpiche storiche erano la fossa olimpica, poi da Messico 68 è diventato anche lo skeet. E poi c'è stato l'inserimento della disciplina del double trap che purtroppo è stata cancellata dal programma olimpico per far posto agli eventi mixti, cioè il mix event nella fossa olimpica. E noi abbiamo anche proposto per Parigi di inserire lo skeet anche nell'evento olimpico, proprio individuando una volontà che io avevo dichiarato e noi italiani abbiamo sempre sostenuto, cioè del coinvolgimento della pratica femminile in una disciplina che certamente aveva una vocazione un po' maschilista e che noi coraggiosamente ma convintamente abbiamo voluto modificare. Dunque sono discipline olimpiche, la fossa olimpica e lo skeet, uomini e donne. A Tokyo avremo anche per la prima volta l'evento misto che sarà dedicato alla fossa olimpica, cioè un atleta uomo È e un'atleta una donna. donna. Perfetto, ci tenevo ad avere un po' di chiarezza. Grazie mille, Presidente. A te, Riccardo. Ecco, Presidente, prima di passare, insomma, al momento che stiamo vivendo, a questi 3 mesi, proprio che ne pensa di questa introduzione del comparto misto, ecco, della modifica dell'ISS relativa all'equiparazione del maschile e femminile? Ma noi lo vediamo come una conquista, seppure tardiva, di dignità, ma anche di meritata attenzione nei confronti del comparto femminile. Noi abbiamo una tradizione, una cultura che ci ha visto protagonisti con un coinvolgimento molto, diciamo, quasi a senso unico, ma mi piace ricordare che nelle Olimpiadi di Barcellona, dove ancora l'evento olimpico era misto tra uomini e donne, badate bene, in una disciplina come il tiro a volo, in questo caso nello skeet, una piccola cinese che si chiama Shanzang, che vuol dire grande montagna, mise in riga tutti i maschietti e vinse l'oro olimpico a Barcellona. Poi, Vede? questa è una curiosità, ma dopo qualche malelingua, compresa mia moglie, ha detto: ecco perché noi vi abbiamo battuto, dice, allora avete fatto la gara anche dedicata alle donne. È stata una mia bandiera, una nostra bandiera, un successo che abbiamo determinato, seppure con un po' di ritardo, ma che rivendichiamo con orgoglio. Ma quali Perfetto. sarebbero poi le differenze, no? Perché bisognerebbe separarle queste due attività? Voglio dire, il piattello è il piattello, il fucile è il fucile, a prescindere da chi li impugni. Mi È aiuta? chiaro che qui si tratta di fare pari condizioni e pari opportunità, come è giusto che sia. Certo, nella disciplina delle armi, il ritardo nei confronti delle attenzioni che secondo me meritano molto di più le donne, in effetti si era consumato. Io credo che noi abbiamo recuperato molto con questa situazione. Io quando sono stato eletto giovane presidente, ho subito rappresentato la Federazione Internazionale per la quale sono stato vicepresidente per oltre 20 anni, la necessità di dare questa pari dignità. Ho avuto ragione? Penso proprio di sì, e di fatto ci ha visto diciamo, ricevere le attenzioni e determinare per il coinvolgimento del tiro femminile le stesse attenzioni. Io credo che abbiamo saputo fare bene. E vogliamo andare avanti, tant'è che Certo. abbiamo proposto che l'evento misto della fossa olimpica previsto a Tokyo va bene, ma pensiamo, io ho proposto che a Parigi possa essere riservata anche alla disciplina, la seconda disciplina dello skeet, che voglio ricordare ci ha dato straordinarie emozioni, risultati e medaglie a Rio de Janeiro,
possa essere rappresentata anche la gara olimpica. Bene, c'è la storia dell'Italia, della nostra credibilità, ma anche del nostro coraggio nel chiedere e nel formulare proposte. Io 12 anni ho speso, questi ultimi miei 12 anni, per l'inserimento nelle discipline del tiro a volo della pratica per i disabili. Ho avuto veramente, abbiamo avuto soddisfazione da soli per, diciamo, determinare queste decisioni, che comunque considero sempre tardive, ma non è mai troppo tardi Certo. e noi ce la mettiamo tutta per andare avanti in questa direzione. Assolutamente, assolutamente. Ecco, Presidente, io passerei quindi alla stretta attualità, ai mesi che abbiamo vissuto nel nostro paese, ai mesi di lockdown. Qual è stato il vostro impegno in questo periodo e soprattutto ora l'impegno nel ripartire? Ma noi abbiamo lavorato 4 anni per arrivare a Tokyo nelle condizioni migliori. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno fatto sacrifici notevoli e devo dire la decisione, che io ho definito saggia e necessaria, di posticipare i giochi hanno chiaramente cambiato tutto, hanno vanificato questi sacrifici e questo lavoro. Però lo mettiamo ce l'abbiamo in cascina, come si dice in gergo, lo vogliamo, seppure con un anno di ritardo, mantenere e addirittura cercare di migliorare. È chiaro che la risposta della nostra base è stata esemplare, come credo quella del popolo italiano, che ha recepito la drammaticità degli eventi e ha assunto delle grandi azioni di cautela e di isolamento. Certo, le nostre associazioni, che ricordo essere 371, nel territorio nazionale, che vivono di sacrifici propri, non vivono di sistemi assistiti o di sostegni pubblici, di fatto hanno pagato a carissimo prezzo questo blocco, che però la Federazione ha inteso, seppure diciamo, recuperare con un concreto trasferimento di risorse. Pensate, in 4 giorni noi abbiamo trasferito ad ognuna delle nostre associazioni 2.000 euro di contributo di solidarietà. Tutti uguali, grandi associazioni, piccole realtà, nord, centro, sud, con la stessa, diciamo, meritata attenzione. Lo rivendico con orgoglio, poi tante altre iniziative abbiamo fatto. Nel frattempo non abbiamo fatto venir meno la vicinanza, l'attenzione e anche la vigilanza nei confronti dei nostri atleti di vertice, assicurando contatti costanti, oserei dire quasi giornalieri, per i nostri preparatori atletici della nazionale e i nostri commissari tecnici, per sentire una vicinanza che credo ha inciso non poco anche per la tenuta psicologica in una situazione di Certamente, drammatica difficoltà. certamente, Credo Presidente che la Rossi. risposta che le ragazze e i ragazzi ci hanno saputo fornire è andata proprio come nel modo migliore. Siamo soddisfatti di questo, siamo anche consapevoli di aver subito delle situazioni pesantissime che Indubbiamente. certamente hanno inciso, incideranno non solo sulle performance dei risultati sportivi, ma anche poi nella, diciamo, gestione del proprio equilibrio. Questo le volevo chiedere, Presidente Rossi, mi scusi se la interrompo, perché questa è l'ennesima tappa di un tour che con il collega Riccardo Borgia abbiamo fatto in questi mesi veramente inediti, no? Federazione dopo federazione siamo andati ad interrogare i presidenti per cercare di capire proprio dalla loro voce quale fosse stato l'impatto economico, quello emotivo, l'eredità che questo Covid ha lasciato dietro di sé. E dal punto di vista della ripartenza, tutti i presidenti sono stati concordi nell'affermare che al netto dell'aiuto da loro inoltrato alle varie associazioni presenti sul territorio, ecco, forse non tutte ce la faranno a riaprire. Volevo chiederle anche a lei, insomma, una mappatura delle associazioni sul territorio della FITAV e se pensa, insomma, che quanto da voi fatto in termini di solidarietà possa essere sufficiente per rimettere in pista tutte queste associazioni. E purtroppo devo rispondere che certamente non sarà sufficiente. Ai. Noi avevamo già, diciamo, una situazione di oggettiva difficoltà per le nostre 371 associazioni, che sono distribuite in maniera capillare nel territorio nazionale, perché noi facciamo una pratica sportiva che ha dei vincoli importanti, che noi abbiamo
certamente voluto diciamo, affrontare e anche risolvere, e mi riferisco al discorso dell'ambiente, alla salvaguardia dell'ambiente, agli adeguamenti normativi. Noi utilizziamo attrezzi sportivi che sono delle armi, anche se rivendichiamo con orgoglio di essere la federazione, lo sport italiano più sicuro che c'è nel nostro paese, e questo va un pochettino a dimostrare quanto in effetti la nostra capacità di comunicare che cosa sia, chi siamo e cosa facciamo è in evidente limitazione. E dall'altra, dunque, eravamo già in difficoltà. Questa pandemia ha certamente infierito nei confronti delle nostre associazioni che hanno comunque confermato la disponibilità della riapertura. Abbiamo riaperto il 4 maggio con gli allenamenti dei nostri atleti di vertice, recependo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recependo anche quel grande lavoro che è stato fatto con l'Università a Torino, che ha diciamo, redatto una serie di documenti molto di grande assunzione di responsabilità. È chiaro che la federazione non cerca di non lasciare indietro nessuno, stiamo cercando di sostenere con concretezza la ripartenza di queste nostre associazioni, certo molto è anche determinato dalla risposta diciamo, economica di ognuno dei nostri appassionati, che le nostre associazioni vivono di capacità di prodursi la ricchezza, di produrre diciamo, gli introiti necessari, sempre modesti per la verità, anzi sicuramente insufficienti, per gestire le nostre per alimentare la propria attività, certo. Anche perché, Presidente, comunque ci sono delle disposizioni da seguire, delle disposizioni di sicurezza come la sanificazione degli ambienti, quindi sicuramente le associazioni non possono essere lasciate sole. Il presidente Scarsella ci aveva parlato comunque delle disposizioni, dei dettami da rispettare. Ecco, voi come federazioni quale linee guida insomma dovete rispettare? Ma noi abbiamo recepito e devo dire anche condiviso tutta la posizione di grande diciamo, salvaguardia, di azione preventiva, di sanificazione e di prevenzione a tutto campo. Devo anche affermare, questo veramente mi dà gioia, che le verifiche e i controlli che abbiamo giustamente subito nel territorio nazionale hanno dato tutti esiti positivi, cioè ci sono stati addirittura diciamo, notificati dei complimenti sull'impostazione, sulla prevenzione, sulla sanificazione e sul ricepimento delle direttive del decreto del Presidente del Consiglio. È stato non facile perché c'era la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, poi c'erano le decisioni, in questi casi le prese di posizione di presidenti delle regioni, spesso addirittura non recepiti dai sindaci dentro le stesse regioni. No, non è stato facile, però io credo che la risposta dell'Italia e dello sport italiano e sicuramente della nostra federazione di fatto è stata, posso anche affermare, esemplare. Certo, sappiamo che sarà questa fase 3, della quale è in emanazione anche il nuovo decreto, di fatto sarà lunga, sarà difficilissima. Non solo da un punto di vista sanitario, noi siamo molto preoccupati della tenuta del sistema paese, della situazione economica finanziaria del paese, ma anche delle famiglie e in questo caso dei nostri appassionati che certo contribuiscono alla passione ma anche ai livelli di pratica sportiva con risorse proprie, cioè qui viene dai risparmi delle famiglie e dalla passione che ognuno dei nostri praticanti ha. Però prima di tutto questo viene la salvaguardia, la difesa delle nostre associazioni sportive, che come accade nel territorio nazionale, l'associazionismo sportivo, il volontariato sportivo è in una serie di difficoltà e dove secondo me diversi silenzi sono un po' assordanti. Anche perché, Presidente, lo vedevamo poi nelle immagini che scorrono, comunque sempre più ragazzi si avvicinano a questo sport e chiaramente le famiglie devono essere sostenute poi nel mantenere l'impegno dei ragazzi per portarli poi al mondo del professionismo e a appunto un livello più alto.
Assolutamente sì, è una delle conquiste più importanti che ha un significato non solo sportivo ma soprattutto culturale per noi, questa attenzione nei confronti delle ragazze e dei ragazzi, giovani o giovanissimi, il coinvolgimento delle famiglie, dei genitori e guardate bene addirittura dei nonni che accompagnano i giovani nelle nostre iniziative. Abbiamo appena concluso una manifestazione dove atleti da 17 regioni erano la gioia del Colle con numeri di partecipazione e risultati tecnici di assoluto valore. Questo è frutto del lavoro della federazione, dei nostri tecnici capillari nel territorio, ma soprattutto del coinvolgimento delle famiglie. Noi sappiamo che siamo depositari di ruoli importanti, siamo la prima federazione nel ranking per il numero delle medaglie che abbiamo conquistato, superando storicamente la scherma in quel di Rio de Janeiro, ma sarà difficile nel futuro perché ci hanno cancellato discipline dove noi eravamo protagonisti indiscussi, come il double trap, dove abbiamo preso l'argento a Certo. Rio de Janeiro, ma siamo anche assolutamente convinti che so di assolvere una funzione sociale, un ruolo che ha significati importanti per noi, perché è facile oggi passare a una criminalizzazione sommaria di alcune discipline e provate a immaginare, noi abbiamo i nostri attrezzi sportivi che sono delle armi vere, eppure siamo la pratica sportiva più sicura che c'è in Italia. Questo vuol dire che se si approccia seriamente con grande assunzione di responsabilità in maniera preventiva, ma anche con un rigoroso controllo, questi risultati possono addirittura essere sorprendenti. Noi ci consideriamo nella grande famiglia del Comitato Olimpico, un esempio insieme a tante altre pratiche sportive, tutte per la verità, che però viene da storie lontane, ma che ha accettato la sfida del futuro, inserendosi nel contesto societario. Presidente, la interrompo perché insomma vorrei aprire una parentesi per poi tornare sull'olimpismo con il collega Riccardo Borgia, ma secondo lei gli italiani che rapporto hanno con le armi? Glielo chiedo perché nei mesi scorsi, non molto recenti, no, in merito alla legge sulla legittima difesa, non so se si ricorda, era uscito un quadro di questi italiani che insomma sembravano correre ad armarsi, ma esiste una cultura, esiste una prevenzione, un'educazione verso le armi da fuoco, secondo lei? Noi ci sentiamo protagonisti nel trasferire il rispetto, il rigore, la cultura dell'utilizzo dell'arma. Non a caso crediamo ed affermiamo che in fondo un praticante del tiro a volo, se non diventa un campione olimpico, mondiale, paralimpico, compagnia sarà comunque un cittadino rigoroso e Certo. diciamo, rispettoso di sani equilibri. È chiaro che abbiamo visto e abbiamo pagato anche qualche conseguenza, questa paura diffusa, e credo compete più alla politica nel valutare e capire perché c'è questa paura e perché c'è stato tutto questo lassismo dentro un tema qual è quello della legittima difesa. Qualcuno dice la difesa è sempre legittima. Si è esagerato magari in un senso, ma si è esagerato soprattutto anche nell'altro senso, nel senso che oggi è molto più accreditato l'aggressore piuttosto che l'aggredito. Se poi questo discorso non viene affrontato dalla comunità, ma in questo caso dalla politica, è sottovalutare un tema abbastanza delicato. Però, come ho già affermato, la nostra è una comunità sana, che vive di rigore e non a caso noi per avere il possesso delle armi dobbiamo avere le carte in regola per poterci permettere tutto questo e Sì. questo certifica la nostra credibilità. E qualcun altro si dovrà preoccupare se questa paura, questa ansia è motivata della paura dei cittadini, delle situazioni. Noi non vogliamo esserne vittime di questa Certo. situazione perché troppe attenzioni persecutorie noi abbiamo subito nel passato remoto, ma anche in quello recente. Credo che sia opportuno parlare con cognizione di causa e sapere cosa uno fa, quali sono i nostri comportamenti e quali sono i risultati. Non parlo solo dei risultati sportivi, Certo, noi anche assolviamo una perché. funzione sociale straordinaria e dobbiamo dire lo facciamo con risorse proprie,
con la passione dei nostri dirigenti volontari e societari, delle nostre organizzazioni territoriali e con il coinvolgimento degli appassionati che sono, grazie a Dio, in crescita sia con diciamo, l'approccio dell'agonismo olimpico, sia anche in attività amatoriale. Noi abbiamo delle discipline amatoriali che ci danno grandissime soddisfazioni. Noi riserviamo attenzione ai giovani, ma anche ai meno giovani. Pensate che c'è la categoria dei master che inizia a 70 anni, voglio dire, iniziala. E organizziamo manifestazioni, financo ai campionati italiani, i gran premi, dedicati proprio a tutte le fasce possibili, ma anche a una differenza di età che va dai 13 anni in su, voglio dire, non ci mettiamo dei limiti. È uno sport, insomma, per tutti. Ecco, per quanto riguarda le Olimpiadi, poi l'abbiamo visto nelle competizioni olimpiche, insomma, l'attenzione, la concentrazione, il rigore, come diceva lei prima, come vede questo altro anno olimpico e soprattutto la preparazione poi alle Olimpiadi di Tokyo? La prendiamo come una proroga di sacrificio, di impegno che chiediamo e che stiamo ricevendo, stiamo anche valutando in maniera molto positiva le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Credo che su questo discorso bisogna anche dire che noi avremo sicuramente un numero di partecipanti alle Olimpiadi di Tokyo superiore di donne che di uomini. In questo momento abbiamo 6 carte conquistate, sarebbe stata la settima, sarebbe stato 4 donne e 3 uomini. Se provate a immaginare che la nostra disciplina in passato, l'attività femminile, veniva impedita e non valutata positivamente, invece si tratta di grandi conquiste, però ci danno la dimensione di quello che noi italiani siamo riusciti a determinare in questa situazione. Dunque la vedo in maniera positiva. Certo, le ragazze e i ragazzi, i nostri ragazzi sono anche delle giovani mamme, dunque hanno problemi familiari con i figli, oggi abbiamo difficoltà, ma che certamente sappiamo e che cerchiamo di, diciamo, di limitare queste situazioni, queste difficoltà, con grande rispetto e con grande capacità ed esperienza. Non c'è dubbio che un anno in più, abbiamo visto i ragazzi al Gran Premio, il primo Gran Premio, l'unico che riusciremo a disputare quest'anno, che i tiratori olimpici sono andati subito ad altissimo livello. Certo. Che vuol dire che la preparazione per Tokyo, dove in queste ore saremmo stati chiamati a partire e dove la cerimonia di inaugurazione programmata era per il 24 di luglio, queste ore noi eravamo già a Tokyo, dove avevamo prenotato anche sistemi logistici di appoggio, di sistemazioni ulteriori. Ho fatto un grande lavoro, come sempre ha fatto la nostra federazione, e di fatto è rimandato di un anno. Questo rimandare significa chiedere supplemento di sacrificio, di dedizione, di impegno, chiaramente imprevisto, imprevedibile, ma che certamente ci vedrà, diciamo, produrre il massimo sforzo. Certo, come al solito. I nostri ragazzi e le nostre ragazze in questo momento sono in forma massima, perché avevamo lavorato 4 anni per arrivare a questo appuntamento nella condizione ottimale. Presidente Luciano Rossi, un'ultima domanda, la stessa che abbiamo inoltrato poco fa al suo collega omonimo Scarzella della Federazione Italiana Tiro con l'Arco. È notizia recente, proprio di questi giorni, la volontà da parte del ministro dello sport Vincenzo Spadafora di limitare a 2 soli mandati l'incarico per i presidenti a capo delle federazioni sportive. Qual è il suo parere al riguardo? La competenza è come uno yogurt, va a scadenza? Ma c'è una legge che è stata licenziata nel 2018 che prevede un numero dei mandati che è un massimo di 3. Io sono stato sempre contrario a questa limitazione, che sembra andare un po' in controtendenza con l'andamento un po' generale, perché questa cosa vanificherà il lavoro, la credibilità e l'accreditamento di dirigenti italiani nel contesto internazionale. Poi, come ho già detto,
Quindi ognuno deve poi confrontarsi con un passaggio elettorale, la democrazia si misura proprio in questi termini. Comunque la limitazione a 3 mandati, che è legge, che peraltro io ho votato perché ero senatore in quel momento, ho votato con scarsa soddisfazione ma con grande onestà e con grande concretezza, perché il CONI, in questo caso la nostra federazione, le nostre federazioni, potesse ricevere questa, diciamo, questa limitazione in sintonia con quello che è la situazione internazionale, il Comitato Olimpico Internazionale. E in quella legge è scritto che i mandati sono 3 e chi è in carica durante questa situazione ne poteva, era in carica dal precedente, ne poteva fare soltanto un altro, e che questo mette in condizioni molti di noi di affrontare una campagna elettorale durante la preparazione anche olimpica nel modo migliore, onde evitare di creare difficoltà e anche, perché no, delle azioni pericolose per il rendimento dei nostri quanto atleti. Dura il suo mandato? 4 anni, quello di Scarsella? Il suo... Tutti i presidenti di federazione durano 4 anni. 4 anche per lei. La legge in essere fa 3 mandati massimo, con una limitazione a chi, come in questo caso il sottoscritto, era già in carica, allora diventano 2 mandati, che vuol dire, no, che di fatto ne sarebbe ancora uno da poter esperire. E adesso vediamo. Credo. Lei è tra i più longevi, tra l'altro, tra i presidenti in carica, se non erro. Sì, beh, io sono stato giovane perché a 40 anni sono stato eletto, ma non sono, noi siamo eletti, cioè ci confrontiamo democraticamente con il coinvolgimento degli atleti, dei tecnici, certo, e delle nostre associazioni sportive. Ricordato proprio anche ieri che nell'ultima tornata io ho avuto 3 avversari oltre al sottoscritto, eravamo in 4, sono stato eletto col 93% dei consensi. E dopo tanti anni è un risultato interessante, perché dopo tanti anni uno si può usurare. Allora, io vengo da una passione di famiglia e di un attaccamento, per dire, quasi morboso a questa pratica sportiva, in questo ricevo questa vicinanza ma anche questa forte condivisione, che però viene confermata da avere una federazione con i conti in ordine, con il rispetto delle norme, con situazioni di saldi importanti anche in termini economici, prima federazione del ranking del Comitato Olimpico Italiano e primi nel ranking mondiale, e un'eccellenza italiana che certamente conferma anche l'eccellenza del Made in Italy, della nostra storia, della nostra cultura, ma anche dei prodotti che si collegano alla pratica del tiro, parlo degli attrezzi sportivi e delle munizioni, può essere un attimino messa in discussione. Vedremo, io credo che la legge delega, è stato votato un documento in Consiglio Nazionale del CONI in maniera unanime, è un concentrato di buonsenso e di anche di diciamo accettazione, ci mancherebbe altro, della legge nazionale. Perfetto. Speriamo che questo venga considerato, perché sennò, se questo non dovesse essere, ci sarebbe un'ulteriore violenza che vuole sostanzialmente mortificare peggio non solo i dirigenti nazionali, regionali, provinciali, ma anche alcune discipline che certamente non meritano queste attenzioni persecutorie. E sicuramente tra queste discipline c'è il tiro a volo. Presidente Luciano Rossi, buona fortuna allora per questa e tutte le altre sue campagne. Grazie a voi, grazie a voi. Buon lavoro. E allora, Riccardo Borgia, bella panoramica oggi sugli sport di tiro, tiro con l'arco, tiro a volo, 2 federazioni con 2 presidenti eletti, diciamo, con maggioranze bulgare, 97% esatto. Scarsella, 93% Rossi, a conferma di come, al di là del numero di mandati, poi il consenso che questi presidenti riescono a trovare sul campo, attraverso gli atleti, attraverso il mondo che ruota loro intorno, sia un qualcosa che vada al di là, no, di una semplice capolinea, di una carta d'identità o un capolinea che per legge venga loro imposto. Staremo a vedere. Scarsella ci ha raccontato di come 2 mandati sono sufficienti appena per approntare il lavoro, esatto, in tavola, e Rossi invece ci ha raccontato come invece dal punto di vista dell'operato la presenza, insomma, di un candidato forte con un 90 e oltre per cento di preferenze
consenta veramente, insomma, di essere incisivi dal punto di vista delle riforme e dell'incisività, per l'appunto, con la quale si dirige questa federazione anche in ambito internazionale. Sporting Club torna, come di consueto, domani alle ore 23 su Unicusano TV Italia da Ronald Giammò. E da Riccardo Borgio. Buonasera e buon proseguimento.